Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Bentornati, eccoci, siamo ancora in diretta qui sul canale 14 del Digitale Terrestre. Prima mezz'ora trascorsa insieme, tempo ora di approfondimento per quanto riguarda le notizie del territorio. Come ogni martedì alle 13.30 andiamo a Civitavecchia con la redazione di Cima Online. Tre notizie tra cronaca, attualità ed eventi che hanno caratterizzato o stanno caratterizzando questa ultima settimana e questa giornata. Bene, mi collego appunto con la redazione di Cima Online, in particolar modo con Francesco Baldini. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno, ben ritrovati. Grazie di nuovo, come sempre, della tua presenza in questo spazio. Allora, iniziamo subito purtroppo con la cronaca, perché dobbiamo parlare di Giordano, il 17enne, morto in un tragico incidente. C'è stata una folla, insomma, molto numerosa e tanta commozione al suo funerale. Sì, purtroppo c'è stato questo brutto incidente che ha provocato la morte di questo ragazzo di 17 anni. È un incidente che ha scosso tutta la città, che ha scosso tutta la città proprio dalle fondamenta. Infatti quell'angolo dove purtroppo è deceduto il ragazzo è diventato una sorta di altare, di simulacro per ricordare la sua figura. C'è veramente fiori, scritte, ricordi, c'è di tutto in quell'angolo. Tante persone che ancora vanno lì, nonostante siano passati diversi giorni, tante persone si recano sul posto per ricordare il 17enne, tanti, tanti ragazzi. Francesco, ti chiediamo soltanto di sistemare un secondo il microfono perché non riusciamo a sentirti. Riproviamo di nuovo. Mi sentite meglio? Adesso sì. Mi sentite meglio? Perfetto. Forse ero troppo lontano. E dicevo, è stato particolarmente toccante il momento in cui sono stati liberati in cielo questi palloncini bianchi per ricordare Giordano, che è tragicamente scomparso. Non c'è molto da dire se non guardare le immagini e capire che un fatto del genere proprio mette alla prova un'intera comunità, e vedere centinaia di persone commosse, stare lì in silenzio e guardare la bara bianca sfilare è stato veramente toccante. Certo, non c'è molto da dire se non approfondire una tematica che secondo me dovrebbe essere fondamentale in questo senso, no? Cioè la sicurezza stradale. Ora non conosciamo bene la dinamica di questo incidente, che magari tu potrai chiarirci, però rimane il fatto che il 2023 è stato un anno terrificante dal punto di vista degli incidenti, si sono registrate tantissime vittime, soprattutto nella nostra regione, quindi questo ci fa capire che c'è un problema strutturale alla base, no? Sì, allora la dinamica non è ancora chiara, è al vaglio degli inquirenti, diciamo, e sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti. Il ragazzo dovrebbe aver perso il controllo della moto, forse per la velocità in cui stava andando, stava uscendo da scuola. E, non è molto chiaro, diciamo che forse anche un po' per rispetto alla famiglia non si è parlato tanto. Assolutamente, di questo, certo. È un po' passato in secondo piano, appunto non essendoci altri mezzi coinvolti. Però sicuramente quello che dici te è verissimo, è sacrosanto, va fatta informazione alle scuole, se ne sta facendo, ne va fatta sicuramente di più. I ragazzi devono capire che è pericoloso, che basta un attimo di disattenzione e purtroppo si può perdere la vita, o comunque ci sono conseguenze molto pesanti. Nelle scorse settimane è stato avviato un percorso in cui era coinvolta anche l'ASL Roma 4, non ricordo se ne avessimo parlato o meno, però si sta facendo qualcosa. Purtroppo forse è troppo tardi, come dicevi te, però bisogna pure iniziare da qualche parte. Certo. Credo.
Assolutamente, l'educazione nelle scuole potrebbe essere anche uno strumento efficace, forse, no? Però dobbiamo ricordarci questo, ecco, che in macchina, in moto, in qualsiasi mezzo che abbiamo a disposizione per spostarci, la sicurezza è fondamentale. Mai distrarsi con, ad esempio, con lo smartphone, che è un elemento di distrazione tra i più pericolosi. Poi l'alta velocità anche, insomma, ci sono tantissimi fattori che coincidono, a volte purtroppo anche la casualità, cioè è bene sottolinearlo, però insomma, massima sicurezza quando siamo alla guida. Passiamo alla seconda notizia. Chiaramente ci stringiamo alla famiglia di questo 17enne, ovviamente con i mezzi che abbiamo a disposizione, Francesco. Passiamo alla seconda notizia. Dobbiamo parlare di un altro tema particolarmente caldo dopo la sicurezza stradale, che è quello della sanità, perché so che a Civitavecchia c'è un'importante novità. Arriva la neurologia al San Paolo. Sì, l'ospedale San Paolo, come dicevamo nelle scorse settimane, è in continua evoluzione. E va detto che il direttore generale della ASL Roma 4, Cristina Matranga, sembra abbia imboccato la strada giusta. Sono stati fatti degli studi per capire quali siano i bisogni specifici del territorio insieme al Dipartimento di Epidemiologia e da qua si è arrivati a perfezionare determinati ambulatori o prestazioni specifiche. Ora, per quanto riguarda l'arrivo della neurologia al San Paolo, è stato sostanzialmente ufficializzato perché la Regione Lazio ha approvato la programmazione della rete ospedaliera per il prossimo triennio, quindi 24, 25 e 26. E c'è un incremento di posti letto in generale, considerando il polo ospedaliero che sono l'ospedale San Paolo di Civitavecchia e il Padre Pio di Bracciano. C'è un incremento generale, qualche posto in meno a Civitavecchia nella medicina generale, verrà disattivata la chirurgia vascolare, però nel complesso si potrebbe parlare secondo me di potenziamento del servizio, perché comunque si va a ragionare appunto nell'ottica di polo ospedaliero, dove i servizi vengono distribuiti in maniera forse un pochino più pragmatica, non so. Per quanto riguarda la neurologia, sarà una UTN di primo livello, ovvero quella base, perché c'è UTN di primo livello e UTN di secondo. E sostanzialmente, da quello che ho capito, non vorrei dire sciocchezze, si entra all'interno della rete Ictus regionale. Questa UTN avrà 4 posti letto e sarà attivata tra il 2024 appunto, e il 2025. Certo, la parte difficile magari sarà reperire il personale, però so che l'azienda, la direzione Infatti, aziendale ci sta lavorando da tempo, quindi stavo proprio infatti per chiederti questo, no? Benissimo si va. aumentare i posti letto, però bisognerebbe un attimino partire anche dalla base, no? Cioè risolvere anche il problema dell'emergenza carenza medici e carenza infermieri. Sì, purtroppo questo è un argomento che tocchiamo spesso, Sì, è vero. occupandomi io principalmente di sanità. Devo dire che io soluzioni all'orizzonte non ne vedo. Vedo tante buone intenzioni, tanti bei progetti riguardo al PNRR, gli strumenti vari, gli ambulatori e quant'altro. Però di base resta questo problema che è nazionale, purtroppo, della carenza Certo. di personale. Ora vediamo se magari quel protocollo di cui avevamo parlato con i medici di medicina ambulatoriale, i medici specialisti ambulatoriali, potrà servire ad attrarre più personale nella nostra azienda e andare a far fronte a quelle liste d'attesa che un po' come in tutta la regione, come in tutta Italia, credo, salvo qualche oasi felice, sono un po' un incubo. Sì, esatto. Comunque, resta il fatto a conclusione di questa notizia, Francesco, che tu ci porti sempre comunque delle notizie positive per quanto riguarda il fronte sanità a Civitavecchia, cioè sta migliorando la situazione e questo penso sia un aspetto da tenere in considerazione, no? Potrebbe diventare magari il fiore all'occhiello della nostra regione, chi lo sa. E, un Ce altro, diciamo. l'auguriamo. Un altro bellissimo progetto, un'altra bella notizia, bella tra virgolette in un certo senso, però che denota l'impegno di una realtà incredibile come la Croce Rossa Italiana, è quello che riguarda l'emergenza freddo e i pacchi alimentari. Insomma, sta arrivando sul fronte proprio della Croce Rossa Italiana un impegno molto forte in tal senso. Sì, la Croce Rossa è una realtà che non credo abbia bisogno di presentazioni.
E qua Civitecchia è particolarmente attiva, è capofila di diversi progetti e a metà settembre ha inaugurato un magazzino solidale grazie alla collaborazione con diverse realtà. Ora non sto qui ad elencarle, però sostanzialmente questo magazzino è diventato un polo, un punto da cui si snoda un po' tutta l'assistenza tra pacchi alimentari, unità mobili del territorio e non solo del territorio. Un punto di stoccaggio, diciamo, per la solidarietà, se possiamo definirlo così. E questo, diciamo, è stato molto importante, come ha spiegato il presidente della Croce Rossa locale, Roberto Petteruti, perché ha consentito di dare respiro al grande lavoro che stanno facendo i volontari in questo momento, perché oltre al progetto di emergenza freddo, che accoglie dalle 25 alle 30 persone, fornendo un posto letto e un pasto caldo di notte, e c'è anche il lavoro dell'unità mobile che batte il territorio, diciamo, andando da magari persone note, ad esempio c'è, non so, una baracca in quel determinato luogo o c'è un accampamento, un senza tetto, e i volontari lo raggiungono e gli offrono pasto caldo, coperte, beni di necessità. È E a questo si importantissimo, soprattutto con l'intensificarsi aggiunge. delle temperature più rigide, no? Sì. E a questo si aggiunge il lavoro ordinario, se così possiamo chiamarlo, che sono le 300 famiglie, 300 famiglie parliamo, nuclei familiari, che la Croce Rossa assiste con il suo pacco. Il pacco della Croce Rossa contiene cibo, spesso anche gra appunto grazie al magazzino, freschi, cioè quindi frutta, verdura, carne, pesce, e poi generi di prima necessità, quello che un po' magari. Se i volontari sanno che ci sono dei bambini nella famiglia che vanno a scuola, quaderni, penne, prodotti per l'igiene personale e quant'altro, quello che serve. E Certo. anche la Croce Rossa locale ha riscontrato un aumento di bisogno sul territorio, come appunto i servizi sociali. Questo è un Certo. dato, secondo me, significativo. Sì, non so se ricordo male, Francesco, è forse un punto che avevamo toccato nei nostri precedenti appuntamenti, no? È vero, allora ricordo bene. Noi ci auguriamo veramente che ci portino dati più positivi forse per il futuro, anche in riferimento all'argomento che ho trattato in apertura qui oggi non solo Roma, no? C'è questione povertà, questione disagio delle famiglie italiane. Ci auguriamo che questa situazione davvero migliori, ma per chiudere, ecco, un plauso ovviamente a questa bellissima realtà che è la Croce Rossa Italiana, che è in campo veramente da tantissimi anni a favore delle persone più bisognose, e questo è davvero incredibile. Bene, noi abbiamo terminato il tempo a disposizione, ma ti ringrazio come sempre, Francesco, per la tua presenza. Noi ci ritroviamo allora martedì prossimo, sempre a partire dalle 13:30. Grazie a voi, a martedì. Grazie, a presto. Ci fermiamo nuovamente per un breve minuto di pausa, restate ancora qui con noi, tra pochissimi istanti un altro approfondimento che però riguarda la nostra capitale. Non solo Roma, le notizie dalla regione con Elisa Mariani.